penso, scusami Giovanni, scusate, questa è una cosa che volevo dire, che è molto intima, però mi piace di condividerla con voi. C'è stato un momento che Giovanni non stava molto bene, perché abbiamo anche pensato di perderlo. Però sì, eri veramente messo male. Ma io, infatti, ho anche pianto, ho detto, ormai io e te cosa possiamo fare? Ho detto, allora facciamo, abbiamo detto, allora ci dividiamo il coso. Tu fai Giovanni tutte le parti belle che faceva lui, tu le sai fare anche belle. Giovanni se n'è andato e non ritornerà. Non è possibile. Nella notte ma del brillerà. Ma la pausina. Senza te. E quando tu ci vedrai Giovanni si parla. Si parla. Già che non c'è, si parla. E abbiamo qui con noi. Ma chi? Mia moglie. Ma come tua moglie? Non c'è detto niente, scusa. Ma perché ti devi portare tua moglie? Tua moglie fa l'attrice. No. E allora? Tua moglie fa l'attrice. Tua moglie fa l'attrice. Sì. Invece secondo me se appunto lì dovevo farmi questo segno comunque ce ne sono, sì, e poi sviene, fa la più grande, la più grande, e poi sviene, Giacomino, lo so, sono una merda, l'avete sempre saputo che io non sono in grado di dire, ti salvo la signora adesso, basta con pianterci addosso. Abbiamo una grande attrice, la più brava, un'onda di gioia, Silvana Pallini. Piace. E la donna con il culo più rimbalzante. A me però fa ridere. No, scusa, questo è perfetto, non mi faccio fa male. Ma fai male? No. Allora è bello. Ha fatto un volo da più. Ha fatto un salto mortale. Allora, non mi faccio male. Ladies and gentlemen, Aldo, Giovanni e Giacomo.